Salve, lo so che è il secondo video in cui parlo di qualcosa, ma rinfoderate le pudenda, non prendeteci l'abitudine, sono in un periodo in cui parlare di qualcosa, qualsiasi cosa, per me è piuttosto complicato e in cui ogni video rischia di vedere il cestino da molto molto vicino, quindi beccatevi sto video che per oggi va bene e domani ci pensiamo. Bazzicando questa mattina qui su YouTube tra un video e l'altro consigliato dall'algoritmo in home page, ce n'è stato uno che ha attirato la mia attenzione. Top 10 migliori videogiochi di sempre. Niente di trascendentale, direte. L'etere è pieno di roba così. E devo darvi ragione, purtroppo. Ma sapete cosa mi ha sorpreso? Il canale. Dal titolo e dalla miniatura avrei detto si trattasse di un normalissimo canale di gaming, come magari potrebbe esserlo anche il nostro. E invece il video era stato pubblicato niente poco di meno che da Sbortus, canale con cui, tra l'altro, in questo momento condivido il tipo di format. Sapete, quando voglio semplicemente parlare di qualcosa nello specifico. Non ho copiato il format, giuro, anche se sono del sud, non rubo. Per chi non lo conoscesse, Sbortus fa parte di quella schiera di canali commentary, tra virgolette, di cui forse ingiustamente in Italia sembra che Twiner sia il baluardo. Non per dissare Twiner, ovviamente, sia chiaro, semplicemente ci sono tanti canali di quel tipo, ma in Italia si conosce più lui che altri per vari motivi, quindi boh, GG per lui, ma mi piace guardare anche altrove, insomma. In ogni caso, Sbortus a questo giro, piuttosto che parlare dei classici temi social di cui parla normalmente, tipo, boh, Maria Sofia, si è cimentato in una top videogiochi che, devo dire, ho trovato veramente niente male. Le informazioni erano giuste, il tutto era molto coerente e, figlio caro, devo dire, veramente good taste. Mi ha fatto tornare la voglia di giocare ad alcuni dei giochi citati, tipo Nier Automata, gioco che per me è una grande mancanza e che prima o poi dovrò riprendere. E devo dire, non è nemmeno il primo video in cui parla di Nier Automata, ha fatto anche un altro video in cui ha risposto a Marco Tomasin. Conoscete benissimo Marco Tomasin ormai, e in quel video parlava proprio di Nier Automata e dell'opera in generale. Spettacolare, andate a dargli un'occhiata perché veramente ben fatto, ho apprezzato anche molto la finezza, il modo fine in cui ha risposto a Marco Tomasin, ma andiamo avanti. Leccata di terga a parte, vi invito a dare un'occhiata in generale al video, ve lo metto da qualche parte qui, così che possiate anche voi goderne in santa pace. Una volta visto il video di Sbortus, mi sono detto, sai cosa? Bello, lo faccio anche io. Stilo una bella lista, tanto che ce l'ho. Ho giocato a qualche gozziliardo di giochi dal 99 ad oggi, saprò metterne in fila almeno 10. E sapete cosa? L'ho fatto. Ho messo in lista 10 tra i migliori giochi che ho giocato nella mia inutile esistenza. E cazzo, sia nel video di Sbortus che nel mio, che spoiler, non vedrete oggi, c'era un comune denominatore che all'inizio mi ha fatto sorridere e poi mi ha fatto riflettere. Entrambe le liste, quindi la mia e quella di Sbortus, comprendevano solo giochi meno recenti, con l'unica eccezione di The Last of Us 2, proprio a fare resistenza. Starete pensando a questo punto che sono un nostalgico e che in realtà i giochi degni di nota sono usciti anche nel periodo molto recente. Ed io non posso fare a meno di darvi ragione. Sono un nostalgico e ci sono sicuramente giochi degni di nota nei prodotti che sono usciti di recente e che magari non ho ancora giocato. Basti pensare a Baldur's Gate 3. E quindi, grazie al video di Sbortus, ho realizzato che cazzo se sto passando un periodo di merda, videoludicamente parlando, soprattutto. Sia chiaro, il punto era proprio elencare quei capolavori imprescindibili che vanno giocati, non solo i giochi belli. Perché ok, ci sono quei giochi che a te fa piacere giocare, tipo appunto Warframe, a me piace tantissimo, ma non è un capolavoro, così come non lo metterei in una lista al pari di un Bloodborne o di un Kingdom Hearts 2, per esempio. Si tratta di prodotti profondamente diversi, sono fatti per due motivazioni molto differenti, quindi niente, cioè è bello, ma non è un capolavoro. E quindi mi sono fermato seriamente questa volta a guardare un po' quello che in generale è uscito in questo periodo, in questi ultimi 2 annetti in termini di videogiochi. Al di là di qualche indie meritevole di attenzione, parliamo di un periodo particolarmente sfortunato e apatico per i AAA, ossia quei prodotti che comunque hanno alle spalle una major, una software house molto grande o un publisher molto importante. Al di là dei classici
non so, God of War, insomma, grossi titoloni PlayStation che poi alla fine si sono rivelati abbastanza medi come prodotti e sono finiti anche nel dimenticatoio abbastanza in fretta. Vuoi per esempio il nuovo gioco di Spider-Man, vuoi per esempio appunto il nuovo God of War, vuoi per esempio altri titoloni del tipo Starfield o Diablo 4 ancora. Al netto di tutte queste uscite, non è uscito niente che io ritengo un capolavoro da giocare a prescindere dal proprio gusto in termini di videogiochi. Ma sì, ma guarda che è uscito Tears of the Kingdom, è bellissimo Tears of the Kingdom, giocatelo. Ragazzi, sì, è bello Tears of the Kingdom, ma è tanto tanto derivativo, anche troppo derivativo da Breath of the Wild. Ce l'ho, lo sto giocando, mi sta piacendo, non l'ho ancora finito perché io con le cose dispersive sono fatto così, io non riesco a finire le cose che sono troppo dispersive in maniera molto rapida perché mi dà la sensazione di non essermi goduto il gioco, quindi lo continuo molto lentamente, ma non è un gioco che consiglierei, non perché è brutto, ma perché ha determinati fattori, ha determinati aspetti che solo chi apprezza veramente quella tipologia di videogioco può goderne appieno. Viceversa, consiglierei a tutti un Uncharted 4, consiglierei a tutti un The Last of Us 2, consiglierei a tutti un Devil May Cry 3 o 5, o un Doom, per quanto Doom in realtà non sia un capolavoro, ma sia soltanto un gioco che è bello da giocare, insomma. E qui apro un'altra parentesi che in realtà avrei sempre voluto mettere in un video, non ho mai trovato uno spazio, la metto qui. Impariamo a fare una distinzione tra quelli che sono i capolavori e quelli che sono bei giochi, ok? Doom è un bel gioco, non è un capolavoro. L'esistenza di un gioco come Red Dead Redemption 2 non deve assolutamente inficiare il nostro spirito critico nel momento in cui guardiamo a prodotti come Animal Crossing, per esempio. Parliamo di due prodotti profondamente diversi. Da una parte abbiamo un target decisamente molto alto, parliamo di un gioco che ha delle aspettative molto alte quando guardiamo a un Red Dead Redemption 2, con un tempo di lavorazione veramente molto esteso, con tante meccaniche nascoste, una fisica molto credibile, un universo di gioco in continua evoluzione e tante altre cose belle. Dall'altro abbiamo un gioco che vale la pena di essere giocato, ma è un prodotto che va semplicemente preso, giocato e goduto. Non è un capolavoro. Impariamo a distinguere queste due cose. Tempo fa lessi un articolo, quindi non ricordo quale testata, non me ne voglia l'autore che sto per citare, ma purtroppo non mi ricordo nemmeno il suo nome, che parlava di quanto The Last of Us 2, o The Last of Us 2, insomma adesso l'ho detto un po' all'italiana, potesse far danni all'industria. Perché nel momento in cui giochi a un The Last of Us 2, per te deve essere tutto così. Quello è il tuo standard, da quel momento in poi tutti i giochi devono essere come The Last of Us 2. Devono avere la stessa profondità, le stesse meccaniche, la stessa minuziosità di particolari. Non è così, ragazzi. Piano. Questo vale sia negli indie che nei AAA. Perché leggo molto spesso anche dei paragoni piuttosto sbagliati all'interno dei commenti e delle community in generale. Quindi impariamo a distinguere i prodotti per ciò che sono. Se io vado a guardare Oppenheimer, so che Oppenheimer è un film che punta a un determinato pubblico, punta a un determinato obiettivo, e nonostante io guardo Oppenheimer e lo trovo bellissimo, posso anche andare al cinema a vedermi Natale sul Nilo. È la stessa cosa, sono la stessa persona, cioè la stessa cosa no, però sono la stessa persona che sta godendo in maniera diversa di due prodotti che mi stanno intrattenendo in maniera completamente diversa e che uno non invalida l'altro. Sono due prodotti che esistono nel loro universo. Detto questo, andiamo avanti. Analizzando, ecco, un po' gli acquisti fatti negli ultimi tempi, nell'ultimo periodo, ovviamente ho un sacco di backtracking, sono anche tornato indietro con qualche gioco più vecchiotto e l'ho comprato solo oggi, quindi comunque sto parlando di prodotti che ho comprato magari al day one, ok? Fatta eccezione per Baldur's Gate 3 che ancora devo giocare
per bene, ancora devo giocare in realtà proprio in generale, abbiamo un momento storico in cui effettivamente tutti i giochi sono intesi come prodotti del secondo tipo, cioè del tipo Natale sul Nilo, non del tipo Oppenheimer. Ecco, nulla, niente, cioè al di là di Baldur's Gate, che è comunque uscito l'anno scorso, non c'è nient'altro, non è uscito niente. È lo stesso Starfield, che io cito sempre, perché ragazzi, purtroppo Starfield è stato una grande delusione. Starfield è stata veramente una grandissima delusione per quello che poteva essere e per quello che poi è effettivamente. Lo stesso Starfield si proponeva come prodotto del primo tipo e non del secondo, mentre invece non è né del primo e probabilmente nemmeno del secondo, perché non ti diverte giocarlo, cioè parlo per me almeno. Lo stesso Hogwarts Legacy, che io ho aspettato tantissimo fin dal suo primo annuncio, quando è arrivato me lo sono goduto. Al momento ho 94 ore su Hogwarts Legacy, che non sono poche per il genere di gioco che è, e anzi sto finendo completamente il gioco, nel senso che lo sto platinando, mi mancano tipo due obiettivi. Ecco, nonostante io abbia giocato così tanto ad Hogwarts Legacy, nonostante io l'abbia aspettato così tanto, è un prodotto che consiglierei ad un amante di Harry Potter, ma non è un prodotto che io ritengo un capolavoro. È un gioco che avvii, ti diverti, ci giochi, fine della questione. Non so se mi sto spiegando bene. Anche Helldivers 2, comprato, aspettato tantissimo, preso al day one, arrivato, un sacco di problemi ovviamente nella prima settimana, perché sappiamo benissimo che problemi ha avuto al suo lancio per via del successo inaspettato, eccetera eccetera. Ma passata questa settimana di full immersion, anche due settimane in realtà di full immersion, mi sono guardato indietro e mi sono detto: sai cosa? È del secondo tipo, non è del primo. È un bel gioco, è un ottimo gioco, ha mostrato a tante software house, anche molto grosse, come si crea un game as service, ma non è un capolavoro. Anche lì, nuova uscita, ma non un tipo 1 esattamente. Dragon's Dogma, anche lì, bel gioco, ma lo consiglierei a tutti, lo dovete giocare perché è un capolavoro imprescindibile del videogioco in generale? No, non lo è. Lo consiglierei a qualcuno a cui piace il genere fantasy, RPG, eccetera, eccetera? Probabilmente sì. Lo giocherei? Assolutamente sì, anche due volte, ma non un capolavoro, non esattamente un capolavoro. Quindi niente, il buon Sbortus, e a me fa sempre ridere dire il suo nome perché mi sembra un'altra roba, mi sembra che io sto per dire un'altra roba, ma non me ne voglia, signor Sbortus, non... ecco, vedi, stavo per dirlo, non me ne voglia, e purtroppo penso sia fatto anche un po' apposta, ma non me ne voglia lo stesso. Quindi niente, il signor Sbortus mi ha aperto questo mondo incredibile, mi sono messo lì a creare questo video, e l'ho cestinato perché era tutta roba, cioè ci avrei fatto la figura del nostalgico, ragazzi, cioè Uncharted 4 è uscito un sacco di tempo fa, Days Gone è uscito un sacco di tempo fa, Kingdom Hearts 2 e PlayStation 2 è uscito quando io ero praticamente un bambino. La stessa cosa vale per Bloodborne, per Monster Hunter 3, per Shadow of the Colossus, per Devil May Cry 3, per Ocarina of Time di The Legend of Zelda. Mio Dio, ragazzi, perché ero diverso io o era diversa l'industria? Si facevano le cose in un determinato modo perché sì, e oggi si pensa più ai soldi? Oppure semplicemente sono io che non guardo più i videogiochi con gli stessi occhi di una volta, nonostante siano la mia passione? E la risposta mi terrorizza, non voglio trovarla, perché ho paura che la risposta sia che in realtà sono io, che non provo più le stesse cose. E quello sarebbe veramente grave, sarebbe veramente molto molto grave. Sarebbe strano, perché quando esce un nuovo gioco io lo guardo e dico: lo voglio giocare subito, adesso lo voglio giocare, dove prendi i miei soldi? Eppure una volta che ci ho messo le mani sopra con tanto entusiasmo ne rimango deluso. Ed è più una questione di pubblicità fatta estremamente bene o di me che sono cambiato? Vi lascio con questa riflessione, mi scrivete nei commenti, mi fate sapere nei commenti, non so se si vede che non me lo so scritto sto video, ho fatto un casino, lo so, scusatemi. Grazie mille Sbortus per aver fornito un punto, uno spunto di dialogo e di aver fatto nascere questo stesso video, e grazie mille a voi che siete arrivati fin qui, nonostante la mia confusione. E comunque il tuo nome somiglia a Sbortus.